Pietro! Ascoltami, sono venuto a offrirvi il mio aiuto. Rabbi Nicodemo. Sì, sì, io devo avvertirti. Voi tutti siete in pericolo. Bisogna persuadere il tuo maestro a non farsi vedere troppo in pubblico. È Dio che ti ha mandato Rabbi Nicodemo, parlagli tu. Se gli parli tu ti starà a sentire. Vieni. Maestro. Sono stati convocati i padri e gli anziani del Sinedrio. Tu hai molti nemici là dentro, ma hai anche degli amici che sanno che tu sei un saggio mandato da Dio. Nessun uomo può fare quello che fai tu, né dire le parole che pronunci tu, se Dio non gli è vicino. Tuttavia, il mio cuore è turbato e la mia mente è confusa. Aiutami tu a vedere la verità. Se l'uomo non può rinascere una seconda volta, non entrerà nel regno di Dio. Possibile? Come si può tornare nel grembo materno una seconda volta? Tutto quello che viene dalla carne è carne, ma quello che viene dallo spirito è spirito. Tu che sei un maestro di Israele, Nicodemo, perché ti meravigli se ti ho detto che devi nascere una seconda volta? Il vento soffia dove vuole e tu senti la sua voce, ma non sai di dove venga né dove vada. Così è di ognuno che è nato dall'acqua e dallo spirito. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, così che chiunque avrà fede in lui non perirà, ma vivrà in eterno. Dio ha inviato il suo unico figlio nel mondo, perché il mondo possa essere salvato da lui.